Ben ritrovati a tutti dopo più o meno un 48 ore e dopo un 48 ore riniziamo questo video come l'abbiamo lasciato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like o un commento al video. Allora, riprendiamo il discorso sulla tendenza, diciamo, di questa seconda parte di gennaio, una tendenza che guardate, ormai sembra veramente delineata. Come avevamo più o meno detto 48 ore fa, non ci resta che confermarla. Ci arrivo subito, ma inizieremo anche a lanciare uno sguardo verso il mese di febbraio, perché probabilmente poi nel mese di febbraio abbiamo, ecco, insomma, tutte le carte in regola perché poi avvengano nuovi cambiamenti a macro scala sulla grande circolazione europea. Per quanto riguarda lo step, diciamo tra venerdì ed il weekend, lo step di una sfuriata di aria fredda che abbiamo letto già nei contenuti passati, poi l'abbiamo ribadita nel contenuto di domenica, nel video di domenica, è tutto confermato. Arriva questa perturbazione da ovest che attraverserà l'Italia e ovviamente nel suo passaggio, e soprattutto vedete, c'è una blanda bassa pressione che si forma più o meno all'altezza del medio-basso Tirreno, un'azione quindi ciclonica con tutto il freddo che abbiamo su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Essendo un'azione quindi ciclonica, andrà a richiamare soprattutto nella giornata di sabato, ed ecco la carta 850 ectopascal. Nella giornata di sabato richiamerà aria molto fredda dall'est Europa e anche dal nord-est europeo, ovviamente. Quindi tra venerdì e sabato, soprattutto nel weekend, ma soprattutto sabato, avremo una veloce ma possiamo tranquillamente definirla irruzione di aria fredda. Cosa comporterà questa irruzione di aria fredda? Dobbiamo valutarla a 48 ore perché, scusatemi, dobbiamo valutare gli effetti atmosferici su alcune regioni della nostra Italia, probabilmente, ovviamente, soprattutto le regioni del versante Adriatico a 24 ore. Perché? Perché quel minimo blando, ovviamente, è sempre comunque un'azione ciclonica che andrà a richiamare da sud-sud-ovest dell'aria più umida, che andrà comunque a contrastare con quest'aria fredda che arriverà dai Balcani, dall'est Europa. Quindi dovremo valutare a 24 ore l'eventuale instabilità che potrà formarsi e a quel punto le eventuali anche nevicate fino a quote basse o molto basse proprio sulle regioni del versante adriatico italiano. A mio avviso ci sono le condizioni che si crei dell'instabilità. Attenzione, non stiamo parlando di maltempo, non stiamo parlando di una fase tra venerdì e sabato di maltempo, di un'azione ciclonica profonda e insomma di tutto quello che poi ne consegue. Però certamente questa risalita di questa blanda azione ciclonica di aria più umida e mite, quest'aria più fredda che arriverà da est, secondo me attiverà dell'instabilità sulle regioni del versante adriatico, soprattutto, e qui potremmo avere anche qualche nevicata fino a bassa quota. Ma per questo, come sempre, vi rimando per quanto riguarda l'Abruzzo su tutti i miei canali social e su tutte le testate giornalistiche e media regionali dell'Abruzzo, e per quanto riguarda a livello nazionale su MAstar News 24. E quindi questa più o meno ormai ci siamo, dobbiamo solamente valutare gli effetti atmosferici. Ma questa sera, o meglio, quest'oggi, confermiamo anche la tendenza, diventa una vera e propria tendenza per l'ultima settimana di gennaio. Vi ricordate, avevamo già delineato più o meno la strada, che era quella di un rafforzamento del vortice polare e di una distensione sui paralleli dell'alta pressione, e quindi c'erano tutte le carte in regola per avviarci verso un'ultima settimana di gennaio anticiclonica. Ci siamo lasciati semplicemente con un piccolo punto interrogativo, che era quello che durante la rotazione dell'alta pressione
eventualmente potesse staccarsi qualche goccia di aria fredda secondaria oppure una risposta seppur temporanea di aria fredda sempre da est, proprio perché accade, è proprio una è una legge, diciamo, fisica dell'atmosfera, della grande circolazione. Quando le alte pressioni sono posizionate per meridiani e poi tendono una rotazione verso nord-est, spesso si creano anche le condizioni per delle azioni retrogradi, vuoi importanti, vuoi secondarie, vuoi di poco conto. Quindi è normale che dovevamo tenere presente anche eventualmente questa possibilità, seppur minoritaria, la dovevamo tenere presente. Scema questa possibilità, quindi ormai possiamo tranquillamente dire che si va verso un'ultima settimana anticiclonica, come ci mostra questa carta. Rafforzerà l'anticiclone delle Azzorre, che si impossesserà dell'intero Mediterraneo e dell'Italia, questo soprattutto a partire dal 23-24, prenderà anche una matrice afro-mediterranea, quindi sarà un'alta pressione, un connubio tra anticiclone delle Azzorre e afro-mediterranea. Quindi aspettiamoci oltretutto nelle temperature massime un aumento importante delle temperature, soprattutto in quota, soprattutto salendo di quota. Quindi l'ultima settimana di gennaio inizierà, si avvierà, insomma ci avvieremo a vivere questi ultimi giorni di gennaio, l'ultima fase di gennaio, con l'alta pressione e con temperature massime al di sopra della norma, anche di alcuni gradi, di parecchi gradi, quindi l'avvertiremo questa cosa. Se da un lato ecco, ci può essere scoramento da parte degli amici che amano freddo e neve, che vogliono freddo e neve, sì, è vero questa cosa che accade, quindi certamente insomma non è una cosa positiva per chi ovviamente aspetta un certo tipo di tempo, di condizioni atmosferiche. Però attenzione, perché poi quando si creano queste situazioni a futuri cambiamenti, soprattutto se arriveranno dei cambiamenti verso febbraio dal carattere freddo, a quel punto si potrebbero accendere dei contrasti termici molto importanti, e quindi ecco che potremmo avere dei peggioramenti casomai verso febbraio, che potrebbero essere forieri di precipitazioni piovose e nevose, ovviamente proprio per questo motivo. Quindi questa cosa la dobbiamo tenere presente poi proprio in proiezione di febbraio. E mi riallaccio quindi al discorso di febbraio. Adesso tutti i segnali ci indicano questa cosa per gli ultimi giorni di gennaio, e quindi diciamo è una tendenza ufficiale vera e propria. Poi ovviamente la dovremo riprendere per vedere se c'è qualche cambiamento di sorta. Però questa accelerata del vortice polare, ci sono molti segnali che ci indicano un riassetto delle figure bariche, però ci sono tanti segnali. Adesso senza che entro diciamo nei particolari, perché poi quando uno poi usa troppi termini tecnici stufa e annoia, e vi capisco, però sembrerebbe che poi questo riassetto andrà proprio nel mese di febbraio, già dagli inizi di febbraio, a svuotare in parte il vortice polare lato Siberia, e andrà invece a rinvigorire il vortice polare lato Canada, lato Nord America, per capirci. E normalmente, statisticamente, ed anche per un discorso diciamo circolatorio, barico circolatorio e statistico, quando accade questo, si tende poi ad andare verso nuovi blocchi delle correnti atlantiche, ma con un'alta pressione non tanto distesa proprio per meridiani, ma da sud-ovest verso nord-est. Statisticamente, è legato ovviamente questa statistica alla grande circolazione barica, cosa accade? Normalmente accadono delle riduzioni quando poi si creano tutte queste condizioni, se il movimento poi verrà compiuto, si creano le condizioni per irruzioni di aria fredda inizialmente sulle zone orientali dell'Europa, ma poi si attivano moti retrogradi verso anche l'Europa centrale e mediterranea, e anche l'Italia. Perché, ripeto, si svuota in parte il vortice siberiano, perde forza, si rinforza quello canadese, distensione dell'alta pressione delle Azzorre per meridiani, ma con una, diciamo,
piegata, chiamiamola così in gergo, verso nord-est, e normalmente si attivano inizialmente eruzioni di aria molto fredda sull'est europeo che poi iniziano il suo movimento retrogrado anche verso l'Italia. Se noi andiamo a vedere ad esempio questa proiezione di ECMWF nel periodo che va, inutile che vi faccio vedere questo degli ultimi giorni di gennaio, ormai l'abbiamo capito, però da metà gennaio che va fino alla fine della seconda decade di febbraio, ci fa vedere come proprio tutta la struttura anticiclonica si sposti verso l'Europa occidentale e si riapre tutto il settore orientale e nord orientale europea, proprio ad indicarci una possibile strada delle correnti per il mese di febbraio. Quindi, prima di salutarci, iniziamo a proiettarci su un mese di febbraio che ad oggi ci dà dei segnali per possibili azioni di aria fredda sull'Europa orientale, ma che potrebbero andare poi ad interessare anche il bacino del Mediterraneo ed anche l'Italia in maniera retrograda, oppure in una situazione meridiana nord-est verso sud-ovest, ecco, una via di mezzo. Insomma, ci sono segnali, ecco, per chi, io lo so, io adesso mi metto nei panni di chi vuole comunque sfruttare il mese di febbraio, che è l'ultimo mese poi invernale a livello meteorologico, ma l'inverno poi finisce con l'equinozio di primavera. Le speranze, ecco, per chi vuole un febbraio freddo, nevoso, che possano insomma starci più occasioni per avere anche freddo e neve sull'Italia, le speranze ci sono indubbiamente, perché appunto se tutti questi movimenti che io vi ho detto venissero compiuti, ecco che si aprirebbe la strada per azioni anche continentali proprio verso l'Italia e verso il Mediterraneo. Sono segnali, più di questo non possiamo assolutamente dire e sbilanciarci. Vediamo adesso, nel corso dei prossimi contenuti, riprenderemo sempre il discorso su febbraio e vediamo di mettere insieme altri tasselli per capire se la strada può essere questa o meno. Bene, io mi fermo qui, vi ho detto praticamente tutto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi, perché stiamo arrivando praticamente in pochi giorni, stiamo arrivando a quota 1000, ci stiamo avvicinando di gran carriera, allora arriviamoci a 1000 iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e attivate, lasciate un like e un commento al video, che è sempre cosa molto molto gradita, lo sapete. A presto!